Scrivi l'equazione della circonferenza che ha il centro C sulla asse X e passa per i punti A di coordinate 0, 2 e B di coordinate meno 1 mezzo, meno 3 mezzi. Calcola l'ascissa del punto D di intersezione della circonferenza con il semiasse positivo delle ascisse e dopo aver trovato le equazioni delle rette tangenti alla circonferenza in A e D, determina le coordinate del loro punto di intersezione P e l'area del quadrilatero APDC. Tra le rette parallele alla bisettrice del secondo e quarto quadrante trova quelle su cui la circonferenza, intersecandole, stacca una corda lunga 5 mezzi radice quadrata di 2. Problema interessante, lo andiamo subito a risolvere perché è molto lungo, non difficile ma molto lungo. Mi scriverei la equazione della circonferenza di centro sull'asse di centro C sull'asse delle X e passate per due punti utilizzando ad esempio il fascio. Come il fascio? Sì, perché vi ricordo che possiamo scrivere le due circonferenze generatrici del fascio. La prima, quella che ha come punto medio, quella che ha centro il punto medio di AB, e raggio ovviamente la distanza di C da A da C a B, oppure la metà di quel diametro AB. La seconda circonferenza generatrice, che sarà la degenere di raggio infinito, sarà l'equazione dell'asse radicale, che sarà la retta che passa per A e per B. La facciamo subito: y meno 2 fratto un meno 3 mezzi meno 2, quindi un meno 7 mezzi, uguale x meno 0, sto applicando la formula della formula della retta che passa per due punti, x meno 0 fratto meno 1 mezzo. In pratica, moltiplicando per meno 1 mezzo da una parte all'altra, mi rimane un y meno 2 diviso 7 uguale x, quindi in pratica otteniamo che moltiplicando per 7 viene che y meno 2 è uguale a 7x. Quindi scrivendo in forma implicita l'equazione dell'asse radicale, che poi è anche la seconda delle due circonferenze generatrici, la degenere di raggio infinito, sarà 7x meno y più 2 uguale 0. 7x meno y più 2 uguale 0. L'altra, la prima generatrice, è una circonferenza che ha, ripeto, centro quale? Beh, il punto medio di AB, che sarà, come vedete, un meno un quarto, che sarà 0 meno un mezzo, che è meno un mezzo, diviso 2, che è meno un quarto, 2 meno 3 mezzi, che è un mezzo, diviso 2 è un quarto. Il raggio invece è la distanza, è un mezzo, dice guardate la distanza fra A e B, che sarà un quarto più 49 quarti, che sarebbe un 2 meno meno 3 mezzi, un 2 più 3 mezzi, 4 mezzi più 3 mezzi, un 7 mezzi al quadrato è 49 quarti, quindi viene un mezzo radice quadrata di 50 quarti, che possiamo anche scrivere come radice di 50 sedicesimi, visto che poi lo eleveremo al quadrato. Basta che dobbiamo applicare la formula x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale r al quadrato, a quel punto r quadro è 50 sedicesimi, ecco che scriverò che x più un quarto al quadrato più y meno un quarto al quadrato uguale a 50 sedicesimi, viene che x quadro, quadro il primo, più y quadro il primo, quadro il secondo, viene un mezzo x meno un mezzo y, abbiamo che il doppio prodotto è un quarto al quadrato e un sedicesimo, più un sedicesimo è due sedicesimi, due sedicesimi meno 50 sedicesimi è un meno 48 sedicesimi, meno 3, eccola qui la mia, x quadro più y quadro più un mezzo x meno un mezzo y meno un mezzo y però meno 3 più k che moltiplica 7x meno y più 2 uguale 0 è l'equazione del fascio individuato. Troviamo k, visto che parliamo di una circonferenza che ha centro sull'asse delle x, quindi del tipo x con 0 0. Scriviamocelo bene il nostro fascio. Il nostro fascio sarà quindi x quadro più y quadro, poi scriveremo più 7k più un mezzo tutto per x più meno k meno un mezzo tutto per y e poi abbiamo un più 2k meno 3 uguale 0. Basta trovarsi il centro di questo fascio, che sarà ovviamente al variare di k, che è un 7 col meno davanti meno 7k più un mezzo diviso 2, ma non ci interessa questo, meno a mezzi, meno b mezzi è un k più un mezzo diviso 2. Visto che ci dicono che la circonferenza ha centro sull'asse delle x, capite che basta dire che l'ordinata di questo centro è nulla. Quindi basta dire che k più un mezzo diviso 2 è 0. Moltiplicando per 2 rimane che k più un mezzo uguale 0, la risposta è k uguale meno un mezzo. Lo andiamo a mettere lì nel fascio e avremo l'equazione della circonferenza richiesta. Di cui calcoleremo centro e raggio e poi ci serviranno dopo. Allora, la nostra circonferenza quindi sarà sicuramente, la nostra gamma sarà x quadro,
nota gamma che utilizzeremo durante, durante il problema x quadro y quadro, 7 per meno un mezzo è meno 7 mezzi, un mezzo meno 6 mezzi che è meno 3, quindi meno 3x. Ovviamente non c'è l'ordinata perché il centro sta sulla 6x, quindi ha coordinate x con 0, 0, infatti vedi che è un mezzo che è 0, 2 per meno un mezzo è meno 2 mezzi, meno 1, meno 3 è meno 4, eccolo qua. Notiamo come il centro di questa circonferenza ha coordinate sicuramente meno a mezzi 0, quindi 3 mezzi 0, e tra l'altro il raggio lo possiamo calcolare subito. È chiaro, quindi ho utilizzato la nozione di fascio, ma in alternativa a questo metodo, volevo dirvelo, potrete dire che AB è sicuramente una corda della circonferenza richiesta. Calcolate l'asse di AB e lo andate a intersecare, che sicuramente passa per il centro, lo andate a intersecare con chi? Con l'equazione dell'asse delle x con y uguale 0. Quel punto lì era, ottenevate con quel punto di intersezione le coordinate del vostro centro, che vi sarebbero venute 3 mezzi 0. Facevate la distanza di C da A alla B e trovavate il raggio. Il raggio è molto semplice, è ovviamente un radice di 5 quarti, perché è un 5 mezzi il raggio, no? Perché sarebbe radice di 9 quarti più 4, 9 quarti più 16 quarti è radice di 5 quarti, quindi un 5 mezzi. Rispondiamo a questo punto alla seconda domanda, che è molto semplice. Vogliamo l'intersezione della vogliamo la, il punto di intersezione della circonferenza, ci dicono con il semiasse positivo delle ascisse, quindi l'equazione dell'asse delle ascisse è y uguale 0. Ovviamente ci verrà un'equazione di secondo grado nella variabile x del tipo x quadro meno 3x meno 4 uguale 0, che si può scomporre il trinomio a sinistra in x meno 4 per x più 1, che vuol dire x uguale 4, x uguale meno 1. Ovviamente scarteremo il punto di coordinate meno 1, 0, perché è un punto che non, ci parlano di semiasse positivo delle ascisse, quindi il punto da prendere è il punto D, quindi richiesto, avrà coordinate ascissa 4 e ovviamente ordinata 0. C me lo scrivo lì in alto, è 3 mezzi 0, vi servirà per il cosiddetto per calcolare l'area di un quadrilatero che ci chiedono dopo. Vogliono l'equazione delle tangenti, ci dicono, alla circonferenza in A e D. Ma visto che A e D però entrambe appartengono alla circonferenza, se mi potete permettere, io, anche se molti docenti non lo apprezzano, io mi applicherei la cosiddetta formula dello sdoppiamento, che possiamo applicare perché A e D entrambi appartengono alla mia circonferenza. Quindi la formula dello sdoppiamento, se non mi ricordo male, è questa qua, x con 0 più y con 0 più A, che moltiplica x più y con 0 mezzi, più B, che moltiplica y più y con 0 mezzi, più c uguale 0, dove a, b e c sono, in questo caso a è meno 3, b è 0, c è meno 4. X con 0 e y con 0 sono le coordinate rispettivamente di a e di d, due punti di tangenza, entrambi appartenenti alla circonferenza gamma. Quindi t con 1 ce la andiamo a scrivere subito. T con 1, allora ovviamente in a non abbiamo ascissa, quindi questo è 0 per x, 0, abbiamo un 2y, meno 3, x con 0 0, quindi meno 3 per x mezzi, direttamente meno 4 uguale 0, perché se b è 0, 0 per y più 2 fratto 2 è 0. Viene, vedete, un meno 3x, moltiplicando per 2 entrambi i membri, più 4y, meno 8 uguale 0. Cambiando i segni, la prima tangente è equazione cartesiana implicita 3x, meno 4y più 8 uguale a 0. Che poi è il testo, ci preferisce scrivere, il testo preferisce scrivercela in forma esplicita, y uguale, vedo qui 3 quarti x più 2 è uguale. L'altra invece è d, dunque d è 4 0, quindi se è 4 0 non c'è questo, quindi sarà un 4y, questa volta, dunque chiedo scusa, 4x, non c'è la parte in y, perché y con 0 è 0, sarà meno 3 moltiplica x più 4 mezzi, però non c'è nemmeno qui b, quindi b non c'è, più c'è sempre meno 4, però guardate che ci viene una retta parallela all'asse delle ordinate. Se moltiplico per 2 viene 8x meno 3x meno 12 meno 8 uguale 0, viene che 5x è uguale a 12 più 8, 5x uguale 20, 20 quinte è 4, x uguale 4 è l'equazione dell'altra tangente, retta parallela all'asse delle ordinate, che passa proprio per il punto 4, 0. Dobbiamo a questo punto intersecare questi due, perché ci dicono che P è proprio l'intersezione delle due tangenti. Se lo andiamo a fare, intersecare le due, basta mettere x uguale 4 qua e viene che 4y uguale a 20, quindi y uguale 5, p quindi avrà coordinate banalmente ascissa 4 e ordinata 5, 4, 5 sono le coordinate del punto C. A questo punto è molto semplice calcolarci l'area del quadrilatero, perché guarda, se lo andiamo a disegnare,
Dunque, il quadrilatero è, ci dice il testo, APDC. Allora, A è 0,2, quindi supponiamo che sia qui. Questa è l'asse delle Y, ovviamente. Questa è l'asse delle X. A è qui. D è 4, 0, quindi OP per la verità è 4, 5, quindi sarà 1, 2, 3, 4. Quindi vediamo che qua sia... P sta qua. AP. D è 4, 0, eccolo qua. 3 mezzi 0 sarà questo. Ecco qua. Questo quadrilatero. Che però mi posso rendere conto che posso dividerlo in due triangoli, entrambi rettangoli. E tra l'altro avranno la stessa area. Andiamo subito a verificare. Questa è A. Questo è P, questo è D, questo è C. Mi calcolo la distanza. In questo caso entrambe le aree saranno cateto per cateto di su 2, base per altezza di su 2. Dove guardate, l'area totale, quindi l'area di APDC, me lo calcolo qua. Mi calcolo AQ1, che è l'area del triangolo A, triangolo rettangolo PAC, ovviamente, come potete notare, rettangolo in A. Di cateti AC e AP, mi calcolo quindi la distanza AC. Formula della distanza fa due punti, 0, meno 3 mezzi e meno 3 mezzi al quadrato e 9 quarti. Ma AC poi non è altro che il raggio, perché guardate un attimo, è 5 mezzi, perché viene 2 meno 0, 2 al quadrato 4, 9 quarti più 4 è un radice di 5 quarti, quindi AC è 5 mezzi. AP chi sarà? A P la distanza da fare viene un 5 perché sarebbe 16 più 9, quindi 25. A P quindi a C e 5 mezzi. A P è 5. Se faccio 5 5 mezzi, 2, 5 per 5 mezzi, 2 ottengo 25 quarti. Ma noteremo che 25 quarti è anche l'area dell'altro triangolo rettangolo di PDC. Rettangolo ovviamente, come potete notare, in D. I cateti sono CD e PD e l'ipotenusa è PC. È chiaro che nuovamente verranno messe misure. Calcolate PD. PD è 5, lo vedete? E CD è la distanza fra l'ascissa di D e l'ascissa di C, ovvero 5 mezzi. No? 4. Ho fatto in pratica un 4 meno 3 mezzi, no? 8 mezzi meno 3 mezzi, 5 mezzi. 5 mezzi per 5 è 25 mezzi, diviso 2 è 25 quarti. 25 quarti più 25 quarti, sommando le due aree, i due triangoli rettangoli sono assolutamente equivalenti, trovo, hanno la stessa area, trovo, 25, trovo un 50 quarti, ovvero 25 mezzi. 25 mezzi è l'area del quadrilatero richiesto. L'ultima domanda è... Anche se è molto semplice, però bisogna ragionare, perché posso anche qui utilizzare vari metodi. Uno potrebbe essere quello di intersecare l'equazione di un fascio, però mi dice tra tutte le rette, tra le rette parallele alla bisettrice del secondo quadrante, vi ricordo che la bisettrice del secondo quadrante è l'equazione y uguale meno x. Y uguale meno x più q è l'equazione, sono le infinite rette parallele alla bisettrice y uguale meno x. Quindi l'equazione del fascio, in pratica, è x più y meno q uguale 0, con q valore reale qualunque. Devo trovare il o i valori di q. Fra tutte queste rette parallele alla bisettrice del secondo quadrante, trova quelle su cui la circonferenza, intersecandole, quelle, stacca una corda lunga 5 mezzi da 2. Quindi potrei intersecare queste qui con la circonferenza, però verrebbe un procedimento un po' lungo e anche un po' complesso da un punto di vista dei calcoli. Potrei però fare questo ragionamento. Guardate un attimo, questa è la mia circonferenza, questa è la mia corda. Questa corda misura 5 mezzi radice di 2. Se questo è il centro, io so che, l'ho già detto prima, l'asse, questa è una corda, l'asse di questa corda, che vi ricordo è perpendicolare alla mia corda nel suo punto medio, visto che è un asse, questo è il centro che io conosco, il centro è 3 mezzi 0, conosco anche il raggio, si viene a formare in pratica, visto che qua questo è il punto medio, un triangolo rettangolo, eccolo qua, lo vedete? Rettangolo qui. Io in pratica basta che devo imporre che la distanza del centro dalla mia corda, va bene? Distanza di C da questa retta qua è pari a 5 mezzi radice di 2. Cioè, ci siamo?
Va bene. E tra l'altro, la cosa è molto semplice perché la mia corda, la mia retta contenente la corda è x più y meno q. La distanza quindi da questa retta che chiamo B, bisettrice, deve essere uguale a 5 mezzi radice di 2. Ci siamo. Domanda, ma mi serve però questa distanza qui. Questa distanza qua è uno dei due cateti del triangolo rettangolo C, ad esempio, se questo lo chiamo H, questo è K, questo è O, COK. COK è rettangolo in O. Ci siamo. Applico il teorema di Pitagora perché conosco CK che è il raggio, conosco poi OC lo voglio determinare. Conosco OK che è la metà di 5 metri, quindi OK è la metà della corda, ovvero un 5 mezzi radice di 2 diviso 2, quindi 5 quarti radice di 2. Poi conosco CK, CK è il raggio della mia circonferenza, distanza di C da un punto della circonferenza, CK, che abbiamo visto prima è 5 mezzi. Per calcolare quindi OC, scriverò che OC è, teorema di Pitagora, la radice quadrata di ipotenusa al quadrato meno l'altro cateto al quadrato, quindi sarà CK al quadrato meno OK al quadrato, ovvero uguale radice di, ci siamo, è facile così, CK al quadrato è 25 quarti, meno, quest'altro sarà 25 ottavi, perché sarà 25 verrà ovviamente, sì, OK è 5 quarti radice di 2, quindi verrà un 25 ottavi, perché sarebbe 2 sedicesimi e un ottavo, 25 ottavi. Minimo conosciuto viene un, guardate, radice di 25 ottavi. Quindi ho trovato che OC, questa distanza, che è OC, distanza del centro C dalla bisettrice, vale radice di 25 fratto radice di 8, che lo scrivo come proprio radice di 25 fratto radice di 8, cioè lo scrivo come 5 radice di 5 fratto radice di 8, che posso scrivere come 2 radice di 2. Questo lo eguaglio alla formula della distanza punto retta, distanza del punto del centro della circonferenza dalla retta che è la bisettrice. Guardate, A è 1, B è 1, C è meno Q. Vi ricordo che la formula è AX con 0 più BY con 0 più C fratto radice quadrata di A quadro più B quadro. Questo calcolo lo devo eguagliare a 5 fratto 2 radice di 2, la mia distanza. Quindi cancello a questo punto, ho fatto la distanza di questo dalla mia retta. Questa qua è la mia bisettrice, il mio fascio di bisettrici secondarie, x più y meno q uguale 0. Modulo di. Faccio notare che le coordinate del centro però sono 3 mezzi 0, quindi 0 per y con 0, 0 per b, 0 per 1 sarebbe 0, quindi c'è solamente 3 mezzi per x con 0, cioè 3 mezzi per a, 3 mezzi x con 0, a è 1. Quindi 3 mezzi per 1 e 3 mezzi. Meno Q, fratto che cosa? Fratto la radice di 2, perché radice di A quadro più B quadro è radice di 1 al quadrato più 1 al quadrato, radice di 2, uguale, guardate, 5 su 2 radice di 2, il mio cateto C, la mia distanza del centro dalla retta che ho calcolato prima con il teorema di Pitagora. Ma se faccio qui dentro il modulo minimo nudo, viene che è 3 meno 2Q, fratto 2 tutto il modulo diviso radice di 2 è sempre pari a 5 fratto 2 radice di 2. Ma adesso modulo di 3 meno 2q mezzi lo posso scrivere anche come modulo di 3 meno 2q diviso modulo di 2. Modulo di 2 è 2. Quindi in pratica questo si può scrivere come il modulo di 3 meno 2q diviso 2 che scala sotto radice di 2 uguale 5, guarda caso proprio questo. Se adesso moltiplico entrambi i membri per 2 radici di 2, ottengo la mia equazione elementare con i moduli. Cancello qui. E io avrei utilizzato questo metodo qua, anziché quello del sistema, molto più lungo se andate a provarlo, è più complesso. Modulo di 3 meno 2q deve essere pari a 5. I valori di q saranno 2. Questa equazione si risolve ponendo 3 meno 2q uguale più o meno 5, quindi uguale 5, oppure 3 meno 2q uguale meno 5. Trovo i due valori di q, li metto lì e ho trovato i miei due. Lo metto qui e mi trovo quelle due bisettrici che intersecando la circonferenza formano appunto una corda lunga 5 mezzi radici di 2. E quindi porto in entrambi i casi meno 2q a destra, viene che 3 meno 5 è uguale a 2q, 3 più 5 è uguale a 2q. In un caso viene che meno 2 è uguale a 2q, q uguale a meno 2 mezzi, q uguale a meno 1. Quindi una retta è y uguale
meno x meno 1, eccola qua la prima. L'altra sarà y uguale meno x più 4, perché guardate, se faccio così, 3 più 5 è 8, 8 uguale 2q, q uguale 8 mezzi, q uguale 4. Eccole qui le due rette che in effetti sono proprio quelle che compaiono nel risultato del testo. Il problema non era difficile, era sicuramente lungo, ma l'abbiamo risolto nel modo più semplice possibile. Ciao a tutti!